nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Cordiale buonasera a tutti i nostri amici telespettatori, alle nostre amiche telespettatrici, podisti e non podisti o futuri podisti. Oggi purtroppo sono da solo, saluto innanzitutto il mio capitano Roberto Paoletti che impegnato mi ha lasciato il testimone per questa bellissima trasmissione. Saluto Alberto Carulli che è rientrato finalmente equipaggiato fino ai denti e passo subito a presentare i nostri ospiti perché anche oggi sarà una puntata molto nutrita e densa di tante piccole grandi curiosità. Partiamo da Donatello Di Bartolomeo, benvenuto Donatello. Grazie. Diciamo Donatello Di Bartolomeo e pensiamo ovviamente al trail sulle orme di Celestino V. Sì. Grazie per essere venuto. Grazie. Andiamo da Donatella, da Donatello a Deborah D'Eusebio, una delle nostre giudici impegnata per la prima volta fuori regione. Dove te ne vai domenica, Deborah? Andiamo a Campobasso. A scoprire questo nuovo bacino. Sì. Sì. E con te ovviamente ci sarà il nostro responsabile referente, devo dire che sta crescendo con gli impegni, sta crescendo con le responsabilità, Nando D'Eusebio, grazie per essere venuto con noi. Anche Nando, domenica sbarca a Campobasso. Domenica andiamo a Campobasso, facciamo questa prima trasferta di giudici fuori regione. Avremo modo di parlarne, di approfondire, anche di presentare questo evento che sta avendo anche da queste parti qualche adesione e chissà che non nasca qualcosa di importante anche nel Molise. D'altronde, Nando, siamo a Wisp, Abruzzo e Molise, è giusto? Chiaramente, è giusto espanderci in tutta, diciamo, la regione. Perfetto. Oltre. Andiamo a Celestino V. Sì. Donatello, per la prima volta si parte i primi di giugno, quest'anno sarà il 3 giugno, giusto. Domenica, mattina? Mattina, partenza 9.30, raduno alle 8, e partiamo sia la competitiva che non la competitiva. Inutile dirti che le domande vanno tutte sul percorso, sono tanti i podisti che mi chiedono direttamente oppure ci scrivono per sapere se il percorso è lo stesso, se è cambiato, se c'è qualche novità. Il percorso è lo stesso, è rimasto lo stesso l'anno scorso. È sempre un bel percorso, le visuali sono magnifiche. Qualcuno mi chiede se può correre un eco trail con le scarpe running, magari addirittura qualcuno si azzarda a parlare della A2. No, assolutamente no. La passeggiata senz'altro, ma no, correre no. Perché ripetiamo, sono quanti chilometri? Sono circa 13 chilometri, 700 metri di dislivello. Quindi abbiamo alcuni tratti di singolo abbastanza impegnativi e con le scarpe normali meglio evitare. Con una bella scarpa da trail possono correre tutti oppure vogliamo dare qualche consiglio, qualche accorgimento? Possono correre tutti, l'importante è godersi il paesaggio. Qua stiamo vedendo veramente delle foto bellissime, ma passiamo su questi sentieri? Sì, sì, sono proprio quelli. Bellissimo, bellissimo, devo dire, andiamo a sconfinare quasi con lo sguardo, Deborah, nel Molise, ci vedremo a Campobasso, parliamo anche di questa nuova manifestazione WISP, di una società che è passata alla WISP, ha anche rotto un pochettino gli argini e insieme all'Avis Campobasso sono passate altre società e domenica andiamo a correre appunto il trofeo
Avis Admo di Campobasso. Sì, esattamente, il ritrovo sarà alle 8, la partenza alle 10 su Corso Vittorio Emanuele. E perché speriamo... hai fatto bene a specificarlo, perché sì, qualcuno chiede se è proprio Campobasso oppure sì, se siamo nelle vicinanze. Siamo proprio nel pieno centro, sì, di Campobasso. Sì, il corso principale di Campobasso. Quanti chilometri abbiamo detto? Stiamo vedendo 9 chilometri. 9 chilometri e 800 metri. Quindi insomma una gara abbastanza impegnativa anche per quanto riguarda la gestione, perché il Molise comunque presenta delle manifestazioni abbastanza partecipate. Quanti giudici andranno giù in Molise? Per ora siamo 4. Poi se ci saranno altre adesioni o volontari sono sempre ben accetti. Comunque, perfetto, speriamo di fare anche una bella impressione, se ci saranno anche future collaborazioni, perché comunque è una bella esperienza andare fuori regione. A tale proposito io voglio ringraziare anche l'emittente di Telemolise 2, perché questa trasmissione, che è una trasmissione prettamente abruzzese, per questa puntata speciale andrà in onda anche su Telemolise 2 e sarà veramente una gran bella vetrina. Facciamo vedere tutto quello che possiamo fare e credo che nel Molise venga decisamente apprezzato. Nando, tu che cosa ne pensi? Andiamo in Molise anche per mostrare tutto un allestimento abbastanza importante che la WISP è, certo, riuscita a creare negli anni. Quello che possiamo offrire durante la manifestazione WISP, cerchiamo di portarlo tutto a Campobasso, così anche per far vedere giustamente che è una logistica che offriamo. Volendo andare nel particolare, possiamo dire che Campobasso praticamente ha preso il pacchetto logistico che la WISP offre, sì, possiamo dirlo apertamente, al prezzo, sì, sì, di, sì, soli, sì, 50 euro, euro, perché diciamo, c'è qualcuno che si stupisce. Infatti sul regolamento c'è proprio scritto anche tutto il pacchetto che comprende. Ecco, specifichiamo anche che cos'è questo pacchetto, che cosa comprende. Non andiamo con un semplice gonfiabile. No, non andiamo con un semplice gonfiabile, giustamente quello, diciamo che lo portiamo in tutte le gare che sono omologate WISP, anche per giustificare, diciamo, la nostra presenza su tutte le gare. Però prendendo il pacchetto ci sarà sempre tutti, non uno striscione, ma bensì più striscioni, tutte bandiere WISP. Ho visto anche un display cronometro, un display di un certo livello. C'è il display cronometrico che al podista fa sempre piacere all'arrivo, a vedere il suo tempo di realizzo, perché non tutti hanno, diciamo... Io l'ho visto perché, siccome mi piace andare a spizzicare un pochettino i profili di Facebook, le foto sotto il display sono le più gettonate e quando c'è un evento WISP diamo anche questa possibilità. Infatti loro sono rimasti molto colpiti, se occorreva il display per il cronometraggio, detto, ah pure, certo, anche perché al podista fa sempre piacere arrivare con vedere il display con il tempo di arrivo, così c'è un impatto più... migliore. Insomma, Donatello, un'altra manifestazione WISP abruzzese, devo dire che negli anni è cresciuta molto anche la vostra manifestazione, siete partiti veramente in punta di piedi, qualche anno fa forse aveva più le sembianze di un raduno e di una scampagnata che altro, oggi invece lo vediamo anche dal volantino che assume veramente le sembianze di una vera e propria gara, avete inserito addirittura il percorso, avete un sacco di sponsor, possiamo parlare veramente di una gara vera e propria. Sì, questa volta sì, quest'anno sì. Siamo partiti all'incirca 2 anni fa con una semplice passeggiata aperta a tutti, giusto per far conoscere un po' la zona, il percorso. E poi siamo arrivati appunto a essere proprio una vera e propria gara. Ricordiamo che la società organizzatrice è la Sogeda Manoppello, sì, e se diciamo Sogeda Manoppello io penso che pensiamo tutti al Terzo Tempo, infatti, che mi auguro non manchi quest'anno. Anche quest'anno mancherà, quest'anno sarà a cura di Euromense, di Chieti Scalo, e poi avremo anche l'animazione per i bimbi, aperta a tutti, partecipanti alla gara o non partecipanti alla gara. Ma ci sono anche gare per bambini, oppure no, la passeggiata, diciamo, la passeggiata, che è aperta? Sì, la passeggiata è aperta a tutti, anche ai bambini. Quindi, volendo un attimo spiegare in che cosa consiste l'animazione per i bimbi, io che ho la mia bambina di 10 anni potrei venire, lasciarla a divertirsi nella zona animazione e andare a fare la gara?
Non proprio. Ecco, spieghiamolo Non proprio. così. Meglio che ci sia qualche genitore intorno. Comunque sì, organizzeranno giochi per i bimbi all'aria aperta, ci saranno le zucchero filato, bolli di sapone, Secondo me hai caramelle. detto la parola magica, che lo zucchero filato è... Sì. Abbiamo visto sul percorso anche qualche partecipante fuori quota. Avremo anche la possibilità di incontrare qualche mucca, come Sì, abbiamo visto. senz'altro. Ci potrebbe essere. Perché no? È zona di pascolo, quindi è possibile. Benissimo, insomma, lo scenario, l'abbiamo detto prima, è di quelli fantastici. Io non ho visto il meteo, ma credo che per come si va in miglioramento possiamo quasi aspettarci, anche se è prematuro poterlo dire, una giornata di quelle quasi estive. Speriamo, speriamo bene. Giornata quasi estiva che ormai potremmo dire che potremo trovare a Campobasso, Deborah. Sul meteo ti potrei cogliere impreparata. No. Speriamo comunque che ci sia il sole, speriamo. Arriverete a Campobasso più o meno a che ora? Prenderete proprio il possesso delle aree. Il ritrovo è le 8, però essendo che veniamo leggermente da lontano, 8 e mezza saremo lì, comunque effettivi già pronti. Io non ho visto, ma credo non ci siano le gare per i bambini, No, solo adulti, quindi sì. diciamo per voi una incombenza in meno, per l'organizzazione un punto per migliorare, quindi vi dedicherete esclusivamente alle gare adulti. Perfetto, Sì, esattamente. parlando di gare adulti, a questo punto andrei a dare le classifiche della Casalin Corsa di domenica scorsa, che si è disputata appunto a Casalin Contrada. Un caldo mi hanno raccontato abbastanza molto estivo per essere a maggio, e si è aggiudicato la gara il keniano di Fossacese, che con queste condizioni non poteva far altro che dare veramente il meglio di sé, Antonio Bucci, davanti a Guido Barbuscio, che nelle gare abbastanza impegnative, devo dire, riesce ad esaltarsi, in terza posizione Paride Trulli. Al femminile la spunta, devo dire, anche un pochettino a sorpresa, anche se sta crescendo nello svolgersi di questa stagione, Sara Di Prinzio, che riesce ad avere la meglio addirittura su Deborah Aceto, e al terzo posto si conferma, devo dire, con grande regolarità Barbara Spadaccini. La sorpresa veramente che c'è stata a Casalin Contrada è stata la grande partecipazione, e si sono presentate in massa le società più importanti. Si è aggiudicata diciamo, il titolo della Casalin Corsa la Runners Chieti, che ha partecipato con oltre 40 partecipanti. Al secondo posto la Tocco Runner, che quest'anno secondo me tenterà di mettere una seria ipoteca sulla classifica generale e finale. Al terzo posto, appunto, la Sogeda Manoppello, che anche in termini di partecipazione negli anni sta veramente realizzando bei numeri. Al quarto posto, purtroppo, non riesce a salire sul podio la Runners Pescara, tallonata, possiamo dire, da una Vini Fantini, che anche è un'altra realtà di quelle che continua a crescere e a farsi conoscere. Donatello, classifiche che vanno, classifiche che vengono. Abbiamo già dei numeri per quanto riguarda Celestino Quinto. Abbiamo già qualche nome importante? No, ad oggi no, ancora no. Diciamo ancora Sì, è presto. ancora presto. Anche se secondo me Antonio Bucci, che è un trailer di quelli abbastanza navigati, ci starà sicuramente Penso proprio di sì. facendo un pensierino. Avremo Franco Schiazza al via Senz'altro, con senz'altro, Venturino. anche. Benissimo, abbiamo detto del pranzo finale che si farà, ma si farà a ridosso della manifestazione, oppure quali sono i tempi e il programma della gara? Quindi, come dicevo prima, alle 9:30 ci sarà la partenza. Per poi la gara penso che per le 11 finirà, poi il pranzo inizierà intorno alle 12:30 e poi si andrà avanti per tutta la giornata per chi Vogliamo vorrà. Le dare un attimo i recapiti per quanto riguarda le preiscrizioni? prescrizioni le possiamo fare su Gianluca Lufrano chiocciola libero.it oppure sì. Anche sul posto, Anche sul domenica posto, mattina, sì, però domenica mattina ci si può è iscrivere. preferibile qualche giorno prima per organizzarci al meglio. Ora, insieme a te, che sei un appassionato di trail e quindi di eco trail, io vorrei un attimo raccontare il percorso, perché abbiamo qualche minuto a disposizione, e spiegare
le difficoltà quali possono essere, dare anche qualche consiglio a chi si approccia a una gara come questa. Molta cautela oppure è un percorso nelle due parti come suddiviso? Allora, raccontiamolo un pochettino. Il percorso non è troppo difficile. Come dicevo prima, l'importante è godersi il paesaggio. Attraverseremo dei punti un po' tecnici, dove avremo un po' di ghiaia, un po' di bagnato, sottobosco con radici. Quelli sono i punti dove bisogna prestare più attenzione. E ripeto ancora una volta, è importante godersi il panorama che è spettacolare. Ci sono salite o pendenze particolarmente insidiose oppure possiamo veramente godercelo dall'inizio alla fine? Quando arriveremo all'eremo di Sant'Onofrio di Serra Monacesca, nella salita ci saranno 50 metri di salita da fare mani e piedi. Ah, ecco. Quello sarà il punto più duro, tra virgolette. Il resto è tutto percorribile dall'inizio alla fine. Come si traccia un percorso di trail come appunto quello di Celestino Quinto? Bandierine, che cosa troveremo lungo bandierine, il percorso? O personale anche, che ci indicherà la strada? Personale poco. Bandierine, sì, su tutti i percorsi vanno messe bandierine, delle frecce dove indicheranno dove passare, questo. Qual è la differenza, me lo chiedono, ma francamente te lo chiedo anch'io perché ho questa curiosità, tra il trail e l'eco-trail, se c'è una differenza? Ma alla fine la differenza non c'è, una vera e propria differenza. Eco-trail perché non raggiungiamo picchi di altitudine tanto eccessivi, mentre con il trail si sale su, andiamo oltre i 2000 metri alcune volte. Il percorso prevede anche dei punti di ristoro oppure si va, come si dice, in autonomia? No, ci saranno tre punti di ristoro. Se non sbaglio, uno al terzo chilometro, uno al settimo e uno all'undicesimo. Quindi diciamo che in ogni caso saremo più che assistiti lungo tutto il percorso. Sì. Benissimo, penso che lo stesso possiamo aspettarci a Campobasso, Deborah. Sì, ci sarà un ristoro durante il percorso e uno finale. Ma è un percorso cittadino con, se sei informata, con circuito oppure è un giro unico e quindi vedremo la partenza e l'arrivo? No, sarà cittadino. Perfetto, quindi godremo proprio tutta Campobasso nei quasi 10 chilometri. Sì. Nando, domenica si va a Campobasso, ma prima di partire, ahimè, ti tocca anche fare un bel sabato impegnativo, perché sabato l'Atletica Wisp Abruzzo e Molise ha rinnovato un altro impegno abbastanza importante. Sì, ci sarà di nuovo un nuovo corso formativo per giudici, per chi vuole intraprendere a fare il giudice di gara di atletica leggera, quindi sabato sarà il corso. E qui vediamo i nostri giudici. Durerà tutta la giornata di sabato. Ma c'è qualcuno che mi chiede, ma come mai i giudici WISP non stanno mai con le pistole spianate? Perché tutta questa serenità? Perché si lavora sereni, non bisogna essere arrabbiati, anche perché è una giornata di divertimento anche per i giudici, non è che perché uno essendo giudice deve essere per forza severo. Bisogna far capire le cose con educazione. Bisogna far rispettare le regole, diciamo. Sì, e così gli altri fanno di conseguenza. Quindi. È ancora possibile, Nando, iscriversi al corso giudici per quanto riguarda sabato? Sì, è ancora possibile iscriversi al corso. Cioè, a tutti interessati, cioè, diciamo. Perché ho visto sul sito è stato pubblicato il modulo di iscrizione per partecipare al corso che si terrà sabato. Benissimo, quindi una squadra che devo dire da coordinatore ha dato molta soddisfazione a tutta la Lega in quest'anno. Si va addirittura a rafforzare perché è stato proprio richiesto di rifare un corso perché avete contagiato letteralmente i podisti, perché poi saranno molti proprio i podisti che verranno a dare una mano. A noi fa più che piacere perché andando avanti pure nel periodo estivo dove le gare saranno quasi tutti i giorni, quindi un po' di ricambio ce lo vuole anche, perché non si può, giustamente, anche pure impegni lavorativi, Nando, sembra una cosa che facciamo
Io penso che per te sia un impegno abbastanza importante, perché comunque ti trovi a fare fronte a tante esigenze, tanti giudici, tante volte anche a riuscire a coprire quello che gli altri possono eventualmente sbagliare. Quanto ti pesa e quanto ti gratifica? Ma io diciamo che a fine giornata, anche se le cose non vanno benissimo, però alla fine mi sento bene, perché chi mi chiede consigli glielo offro molto volentieri. Mi piace che gli altri si sentano a loro agio, e quindi se uno si sente a loro a proprio agio non può far che bene, quindi deve essere una cosa, una gioia proprio. Ti dico, caro Nando, riuscite veramente a trasmetterlo. Parlo da atleta, quando vengo nelle gare WISP c'è veramente quel certo non so che, come si diceva, ed è importante le cose anche saperle trasmettere, oltre che provarle. Sì, perché alla fine noi dove andiamo, cioè non è che ci rispettano come giudici, ma ci abbracciano, ci salutano, quindi non è che ci vedono proprio lì come... Donatello, avremo i nostri giudici WISP anche sui monti di Celestino Quinto, sì. Possiamo tranquillizzare tutti quanti noi. Sì, senz'altro. Quindi avremo loro, avremo tutta la serenità che ci vuole, ma perché devo venire, parlo da podista, a fare la corsa di Celestino Quinto? Facciamo un ultimo invito importante. Per scoprire i territori nostri dell'Abruzzo, che in pochi conoscono, specialmente delle parti nostre. Abbiamo parlato di Celestino Quinto, e adesso che mi hai parlato di territorio mi hai fatto ricordare un'altra domanda che soprattutto chi viene da fuori mi fa in maniera ricorrente. Dove si trova? Come ci arrivo? Qualche indicazione logistica? Dall'uscita dell'autostrada, dal casello di Scafa, basta tornare indietro verso Monoppello e poi seguire l'indicazione per la Basilica del Volto Santo. Da lì ci saranno alcune indicazioni, alcuni cartelli che condurranno sopra al cartelli che dell'organizzazione, sì, quindi specifici, sì, dell'Ecotrail. Sì. Quindi seguiamo proprio Ecotrail, sì, sì. Fino alla partenza. Ma si arriva con la macchina fino alla fine, oppure la si lascia e poi si raggiunge a piedi? No, si arriva fino alla fine. Ah, quindi, fino al punto di partenza. Ed è quindi anche al punto di partenza che Euromense allestirà. Faremo tutto lì, sì, sì. Comodissimo. Quindi super proprio comodi. Tranquilli e beati. Deborah invece pranzerà a qualche chilometro di distanza a Campobasso. Mi auguro che il responsabile giudici lasci anche un po' di spazio per godersi un attimo la trasferta e non solo lavorare, Deborah. Beh, vi sì. Siete già organizzati? Diciamo, non... diciamo di no. No, no. Diciamo che dopo il lavoro, diciamo, meritiamo il nostro riposo. Io saremo consigliati sicuramente dagli organizzatori, sì. dell'evento. Della Io li conosco, ho avuto modo di parlarci e penso che vi stiano aspettando e vi dimostreranno una gran bella ospitalità. Sì, ho parlato anch'io già un paio di volte, sono molto ansiosi, proprio attendono con ansia proprio il nostro arrivo, che noi siamo anche con curiosità, perché devo dire che stiamo facendo breccia, Nando, su una regione nella quale non eravamo affatto presenti. Lo scorso anno in Abruzzo abbiamo dato anche un bel colpo d'occhio, e quindi si stanno tutti aspettando lo sbarco della WISP anche a Campobasso. Noi daremo il massimo sia come regolarità della gara e anche come simpatia dei giudici WISP, che quello non manca sempre. Perfetto, allora io rinnovo un saluto al mio capitano Roberto Paoletti, ci rivediamo con lui la prossima settimana. Ricordo le repliche di Correre per Sport domani, giovedì alle ore 15, e questa settimana non venerdì, ma l'ultima replica la faremo sabato alle ore 22. Ci vediamo domenica sui vari settori podistici a goderci la nostra corsa domenicale, e ci ridiamo appuntamento per la prossima puntata di Correre per Sport mercoledì prossimo. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose, come il coraggio di poter scegliere in libertà.
sun.